Bello. Però non so se ti ricordi come eravamo rimasti alle prove a Milano. Certo che mi ricordo come eravamo rimasti alle prove a Milano. Dominò San Numerò, una bella manifestazione italiana straordinaria, da cui il titolo di questo duo storico. Allora mi ha detto, guarda, io se vuoi. No, ma figurati se ti rubo il palco con occhioni blu. Diventa anche brutto, eh? Vai, ognuno fa il suo, ovviamente, vai! Ah, perché sembrava così diverso, comunque no. Ognuno è il suo! Questo... questo senso del passato... mai realizzata... di Otto il robot. Benvenuti bambini bambini, oggi vi incontrerei una bellissima fioppa. Che sta bellissima fioppa, vero? Ma per gli strumenti, non ti avventurare in questa cosa del jazz, vero? È più insomma terreno mio. Tra tutte voi insiste con sta cosa che si fa. Sempre ci stanno in farfalle, questa cosa che è chiaro che è una farfalla del bambino, mi ricordi fuori strada? Sì, che lucida rosso. Che cosa faceva? Voleva. Dice, se l'ho sbagliato, mi sono messo il cappello nero, sono cappuccetto rosso, lo so subito, perché usciva e dice, poi non mi riconosco. Insomma, cappuccetto rosso andava lì giocando, aveva fatto il turno del benzinare prima, insomma, cappuccetto rosso andava, per fortuna, facendosi riconoscere da Babbo Natale, che dice, cappuccetto, che stai a fare? Eh sì, ma come state lì da Babbo Natale che non lo vede? Insomma, cappuccetto rosso, che cosa faceva? Camminava, camminava, mi è tornata da Giamaica e disse, insomma, il cappuccetto rosso, queste bambine straordinarie, che insomma, bambini, vi racconterei le storie di cappuccetto russo, che a proposito di Michele Lunari, un simpatico personaggio che fece un piccolo volo sopra la sua testa, l'uccello Michele Lunari, che era un uccello che faceva un sacco di scherzi. Passò.
basta, non c'è più di vero, non c'è la mano, non è comparsata, basta, non c'è lo Michelone, va via, sta il cappuccetto rosso, capito? È una festa proprio straordinaria.